Sì, l'apatia continua, la quarantena anche, ma ho piacere di essere qui alla fine. Grande lettore di classici, si apparta sempre in librerie, si trova i suoi libri e soprattutto conosce un linguaggio, una lingua che io non conosco, che è la musica, mi affascina sempre quando parlo. In questa quarantena mi sono soffermato molto sulle possibilità che lasciava questo tempo, che ci è stato concesso come anche un'opportunità per riprendere elementi che troviamo interessanti nella nostra vita, ma che magari la fretta della società o comunque della vita sociale fa trascurare piano piano. Ho la fortuna di studiare una cosa che coincide con quello che mi interessa, però spesso e volentieri il tempo non basta lo stesso. E allora ho detto, beh, finché si è in salute si può fare questa cosa del sfruttare, per così dire, questo momento di reclusione in casa. La prima settimana è andato tutto bene, avevo questo slancio quasi vitale per fare cose. Poi mi sono accorto che piano piano venivo risucchiato in una dimensione, appunto, che sto vivendo tuttora di apatia e di mancanza di energie sia fisiche che mentali. E ho riflettuto su questa perdita e anche in maniera musicale l'ho interpretata come una mancanza di spazio, nel senso che siamo abituati a vivere nello spazio-tempo. Come nella musica c'è armonia e melodia, che sono il verticale e l'orizzontale. Nel momento in cui è stato tolto lo spazio, esiste il tempo, ma poi non si riesce ad abitarlo come si vorrebbe e ci si perde alla fine in pensieri o cose che però poi in maniera quasi capitalistica non producono niente di valido, di buono da affrontare realmente. Io mi sono preso anche una settimana di pausa dallo studio perché sentivo che non avevo nemmeno la concentrazione per sostenerlo. Però dopo una settimana non era cambiato nulla, quindi ho detto ok, anche controvoglia bisogna farlo perché è il dovere più che il piacere. Poi piano piano con questo dovere forzato si è ritornati anche a un piacere. Per me la musica è un linguaggio che mi permette di esprimere sia quello che penso, sia quello che sento. Con le parole si può spesso ingannare, perché uno può dire cose che non pensa realmente, si può fare anche con la musica, ma poi il messaggio viene comunque percepito da un ascoltatore che può rimodellarlo a suo piacere. Poi con la musica vorrei semplicemente parlare, per così dire, alle persone proponendo sia sonorità, per così dire, a cui non si è abituati di sentire. Ci può essere la bellezza anche in queste dissonanze che sono strazianti, soprattutto in un periodo come questo, dove io la consonanza sinceramente non la sento nel mondo se non in quei rapporti che puoi avere con le persone. Quindi del cercare un compromesso tra queste due cose, né tutto uno né tutto l'altro. Secondo me, uno che ci è riuscito, che considero al momento il mio mentore, è Schnittke. Schnittke. Un Ah, compositore scusa, non lo conosco. russo del Novecento che ha fatto, a mio parere, proprio questo, dell'utilizzare in certi momenti un semplice basso albertino alla Mozart, quindi rimandare anche a una tradizione passata e riuscire a inserirlo in un contesto dove la dissonanza regna, sovrana, perché il Novecento è stato. I grandi compositori del Novecento sono stati tutti questo, poi quando dici vabbè, ma dà solamente tristezza, angoscia e tutte colonne sonore per film horror sembrano. Grazie.
Però secondo me c'è appunto questo compromesso e questo è quello che vorrei utilizzare io a livello sonoro, che vorrei sia avvicinare le persone a questo mondo che è stato surclassato completamente dalla musica, definiamola leggera, perché è un termine che ormai gli è stato dato, anche se a me non piace. Però per far capire che effettivamente ancora c'è quella che chiamavano musica classica, che è un altro termine che non sento adatto. E io l'ho, tra virgolette, scoperta in questi ultimi anni. Finché sono stato al conservatorio pensavo che la musica fosse morta nel romanticismo, che non ci fosse ancora qualcuno che scrivesse quel tipo di musica. E questa scoperta è stata molto carica di energia per dire ok, allora si può fare ancora oggi. Ovviamente è una strada difficile perché comunque ti rivolgi sempre a una nicchia di persone, però riuscire, dato che sono giovane e conosco il linguaggio che avvicina i giovani alla musica, di mescolare un po' il tutto e riuscire a vedere che cosa può arrivare poi a chi ascolta. Nel caso del brano per la quarantena o del coronavirus, quello che ho cercato di rimettere in musica è un po' l'evoluzione di questo momento, dalla nascita, in maniera proprio fisica, dei primi contagi, il panico che è venuto fuori poi tra le persone, quindi cercare di riproporre uno stato confusionale che è sia quello della massa, sia quello dell'individuo, con un canto molto interrogativo di domande che non hanno risposta, ma allo stesso tempo uno strazio quasi che lo attanaglia perché non sente più le cose. Gli odori, adesso che siamo nella primavera, fortunatamente ci è stato concesso di uscire e anche sentire semplicemente l'odore dell'erba tagliata è stata una vittoria, perché È vero. si era abituati a sentire al massimo l'odore della polvere quando si stava dentro casa. Infatti anche la scelta dell'improvvisazione nel brano che poi verrà ascoltato è anche per questo, perché è sempre un improvvisare per me, nel senso non, soprattutto in questo momento che non riesco a fissare, a scrivere cose pensate e poi riportate. Thank you.
Mm-hmm.